meglio non di un mortale. Uno spettacolo nello spettacolo è quello che è stato offerto al pubblico accorso ad assistere alla messa in scena di Dionisos. Il testo tratto dalle Baccanti di Euripide ha preso vita sulla splendida terrazza del pianoro di Ciolandrea a San Giovanni a Piro, a oltre 500 metri di altezza. Da alcuni angoli della sala all'aperto lo spettacolo sembrava sospeso nel vuoto. In quella magica location, Dionisos dell'associazione Schienai di Buon Abitacolo si è proposto al pubblico per la prima volta e per due sere consecutive sotto la direzione del regista Giancarlo Guercio. Abbiamo avuto la dimostrazione che possiamo lavorare seriamente anche nel mondo dell'arte e della cultura anche in questo territorio. Il teatro è un grande canale aggregativo, probabilmente la forza di Dionisos, la forza del testo delle Baccanti di Euripide è riuscita a convogliare le energie più belle di questo territorio. La mia gratificazione è enorme, abbiamo portato a casa il successo di un progetto culturale e artistico che nasce da questo territorio, nasce dalle persone di questo territorio e riesce anche ad esportare in altri territori qualcosa che possiamo definire di eccellenza. Qual è il messaggio che volete trasmettere con questo spettacolo? Ha un suo fine importante, avere paura dell'altro, non dobbiamo spaventarci di quella che può essere la diversità, di qualsiasi tipo essa sia. Dobbiamo quantomeno essere in grado di ragionare su ciò che è diverso da noi e in qualche modo anche accogliere, almeno con la possibilità di fare una riflessione. Altrimenti l'altro potrebbe prevaricare, potrebbe irrompere e quindi creare anche dei disastri. Riuscire a essere saggi, come dice il testo, è probabilmente una delle riflessioni più serie di questo testo che noi abbiamo voluto rendere in forma di spettacolo. A fine spettacolo, stanchi ma entusiasti i protagonisti. Il spettacolo tutto mi è piaciuto, tutto veramente. Poi dell'interpretazione anche, sono stati bravi tutti quanti. Emozionante e liberatorio, splendido. Pure io, emozionante, liberatorio, fantastico. Adesso si replicherà ancora? Sì, il 22 a Maratea, al Parco Tarantini, e il 30 alla Certosa di Padula. Uno spettacolo che ha trasmesso forti emozioni al pubblico. Bellissimo, veramente bello. È un'emozione grandissima, appena vado in macchina mi devo mettere a piangere per liberarmi da questa emozione grande. Particolarmente suggestiva l'installazione curata da Gaetano Ferrara all'ingresso della sala teatrale Sotto le Stelle.